Ciao a tutti, allora io ho un problema di acquisto compulsivo, vogliamo parlarne? Ho visto e dovrei disiscrivermi a tutte le newsletter perché quello mi frega, io apro le mail e vedo sconto super da tal dettagli e quindi lo apro e poi vengo fregata. Quindi cosa ho fatto? Mi è arrivata la newsletter degli ultimi saldi da Tezenis e ho fatto un acquisto. Ho comprato cose di cui sono abbastanza contenta perché mi mancavano un po' di più rispetto a altri, ma questo sapete bene che è una mezza scusa. Però vi faccio vedere che cosa ho preso. La busta è la solita, con dentro il solito incarto alla Tezenis. Io spero che mi stiano, perché questa volta ho preso tutti pezzi di sotto pantaloni e con Tezenis io ho un pochino di problemi su alcuni pezzi di sotto perché le S a volte mi stanno un pochino strette, ma le M mi stanno un pochino larghe. Io questa volta ho voluto tentare con tutte S. Ho comprato un sacco di cose, l'unica M che ho comprato è questa. Questa qua che sono i pantaloncini, vi ricordate io l'avevo presi due a prezzo pieno a inizio stagione? Quei due pantaloncini lì mi sono piaciuti tantissimo, a dir la verità uno dei due l'ho portato tantissimo come pigiama, a dirvi la verità, oppure per stare fresca, comoda in casa. Vi dico che l'ho portato parecchio, l'ho lavato parecchio e dopo un mesetto che lo metto e lo lavo, lo metto e lo lavo. Secondo me è un pochino stintarellino, quello potrebbe essere dovuto ai miei lavaggi molto fini e non è, secondo me questi pantaloncini non hanno una qualità che vi durerà 100 anni, però costano anche un prezzo limitato. Allora, il pantaloncino, questo era l'unico rimasto. Quegli altri tipi non c'erano e era rimasto solamente la M, quindi questa l'ho presa M. Gli altri pantaloncini che avete visto vecchi che mi stavano sono una S, però essendo una cosa, cioè alla fine per portarli così ho pensato che anche se mi stanno un po' più larghetti vanno bene lo stesso. E la fantasia è questa, quindi ha delle fasce un po' più tribali e delle fasce con delle rose, sono carini anche questi. Questi a prezzo pieno costano 12,90 euro, ma in saldo costavano 6,45 euro. Ok, questo è il pezzo forte, ma ve lo faccio vedere subito perché ormai l'ho tirato su. Allora, questa è una cosa che volevo da un po' e che non ho e che spero che mi stia. È una salopette bianca. Il fatto che sia bianca non è determinante, l'avrei presa anche di jeans. E è fatta così, ha davanti questi cosi qua, quindi non è con i, come si chiamano? Con i moschettoni, non si chiamano moschettoni. È fatta così e è davanti a questa pettorina che però nell'immagine stava piuttosto bassa. Aspetta, c'è l'immagine qui, forse la vedete meglio, poi ve la provo a far vedere indossata. Quindi questa qui è puro scopo rappresentativo, non per coprirvi. E poi al pantaloncino. Questa è una S e a prezzo pieno costava 25,90 euro, ma io l'ho pagata 12,95 euro. Ho preso una cosa che invece credo sia più per il futuro che per il presente, perché secondo... Ma che? Tutte le volte faccio un video parte un allarme. Ok, ho preso una cosa che secondo me per ora forse è un po' caldina, però secondo me sì, decisamente secondo me è un po' caldina. Ho preso dei pantaloni così, in realtà sono di felpa tipo tuta, sono con le tasche e qui hanno questo elastico che è finta pelle e poi sotto un elastico nero. E ve li faccio vedere indossati perché così non si capirà niente. Sì, questo si chiama pantalone vita eco pelle. Io pensavo che fossero tutti in eco pelle, a dir la verità, però va bene anche così, insomma. Però questi mi sembrano che dentro, vedete, sono fatti così, quindi adesso secondo me sono troppo caldi. E questi sono sempre una S, costavano a prezzo pieno 19,90 euro,
ma io l'ho pagati 9,95 euro. Poi ho preso un pantalone di jeans, insomma di jeans, un pantalone bianco, questo c'era bianco e color jeans, a me questo modello mi sarebbe piaciuto più color jeans, ma non c'era rimasta la taglia e sono fatti così. Questo è molto leggero a vederlo, sì, anche un po' trasparente, poi vediamo come sta addosso, col bottone, la zip, bla bla bla, e ve lo faccio vedere di qui perché secondo me non si vede. Questo ha tutte le ginocchia di fuori, io non ho jeans così, devo dirvi la verità, non ho nemmeno questa passione per il jeans strappato, però visto che non ce n'avevo nessuno, il prezzo era basso, ho pensato di provare a vedere se mi facevano entusiasmo. Vedete qui ha questo bucone, praticamente mezza gamba l'avete da fuori. Però questo è un jeans molto molto leggero, molto molto estivo, e questo a prezzo pieno costava niente poco di meno che 25,90 euro, che secondo me è un po' tantino, ma in saldo l'ho pagato 8 euro. Un altro pezzo forte secondo me, perché non li ho e alla fine mi ero incuriosita, li volevo provare e come al solito esagero perché ne ho presi più di uno, ho preso un paio di questi pantaloni così, tipo c'ho l'acqua in casa, questi pantaloni larghi ma corti, e questi sono, sì, si chiamano pantaloni palazzo, questi sono elastici in vita stretti, hanno delle taschine qua e poi diventano larghissimi in fondo e dovrebbero rimanere appunto corti. Fra l'altro il taglio del pantalone dovrebbe essere leggermente all'insù, ma non lo so, vediamo poi come sono indosso. Anche questa è una S, questo a prezzo pieno stava 22,90 euro e l'ho pagati 8, e questa ha questa fantasia, tutto tipo pitturato così. Una cosa che non avevo, e speriamo bene, perché io da Te Zenis qui ho fatto cose, cioè da Te Zenis io tutti i santi anni mi compro un paio di pantaloncini e poi puntualmente o mi stanno troppo larghi o mi stanno troppo stretti. Quest'anno ho optato per questi qua, che sono dei pantaloncini di jeans, tutti strappati anche questi, e sono un modello abbastanza maschile, e niente, sono una S, ma non ve lo starò più a dire perché il resto è tutto S, a prezzo pieno stavano 19,90 euro e l'ho pagati 9,90 euro. Altri jeans, tanto per essere originali, in questo caso il lavaggio è spintone così, questi dovrebbero invece essere senza strappi, questi dovrebbero essere a vita abbastanza altina, è un lavaggio che non ho, i jeans alla fine vanno bene sempre, quindi alla fine non sbagli mai a prenderli, e questi costavano da 25,90 euro 8 euro. Altro pantalone di quelli, c'ho l'acqua in casa, è questo con questa fantasia qui, tanto per essere originale, anche simile all'altro, però questi due mi piacevano tantissimo, l'avevo visti anche a prezzo pieno, però a prezzo pieno, non sapendo se poi mi ci trovavo bene, mi sembravano un po' troppo. Questi sono leggerissimi, hanno un tessuto veramente veramente fine, io vi vedo in trasparenza se ci guardo, hanno un elastico in vita, sono corti, sono larghi, in questo caso non ci sono le tasche, e si chiamano pantalone giappo e costavano 16,90 euro, io l'ho pagato 8,45 euro. Abbiamo un altro paio di jeans, ma in questo caso sono un jeans un po' diverso perché sono in tessuto, insomma che in tessuto, tutti i pantaloni sono in tessuto, sono in un tessuto più leggero, non so se nemmeno è cotone o che, e hanno l'elastico in vita con questo laccino qua e il pantalone ha le tasche, e poi sono larghi così, però questi dovrebbero essere lunghi, non dovrebbero essere corti, e si chiamano pantapalazzo denim, e da 25,90 euro costavano 12,95 euro. Ora con un po' di timore noi andremo a provarci queste cose, ovviamente. Allora, pantaloncini, io non so che vedete, non so se sta riprendendo la faccia giusta, questi sono i pantaloncini, devo dirvi la verità, non è che ci vedo questa gran differenza tra la S e la M, nel senso che mi stanno di vita senza essere larghi, mi stanno lungo, deve essere una differenza estrema questa, questi sono e mi stanno addirittura lunghi, ma questi non dovevano esserci all'acqua in casa,
cristallini e questi che sono decisamente caldi per ora, però molto più